Nell'ammirare l'isolotto di San Macario, non immaginiamo neanche nei più remoti meandri della nostra fantasia quanto la sua storia sia tanto interessante quanto intrigante. Il Fara, antico scrittore sardo, ci narra che nel XII secolo, in questo isolotto, si era stabilito un ordine di frati benedettini devoti a San Macario, e poiché consacrarono la cappella del loro piccolo convento alla devozione di questo santo, l'isolotto prese il nome di San Macario. Sono da mettere in relazione all'esistenza di questa chiesetta i resti dell'altare rinvenuti intorno agli anni 50 nel fondale marino antistante l'isolotto. Nel XIV secolo, nell'isolotto, erano stati costruiti vari edifici di una tonnara in cui avveniva la lavorazione e la custodia del pescato. Tra i vari ruderi sono ancora ben visibili gli edifici adibiti a dormitorio dei dipendenti della tonnara. Si trattava di cameroni lunghi oltre i 10 metri. Per la costruzione di questi fabbricati sono stati utilizzati alcuni conci squadrati provenienti presumibilmente dalla preesistente chiesetta dei frati benedettini. Per la difesa di questa attività alcuni di questi fabbricati furono fortificati e le finestre modificate in feritoie. Questo rudere è quanto avanza della cappella di culto consacrata a San Macario. E in proposito, lo storiografo sardo Padre Angius racconta: venuta la notte si attende alla religione e tutti i pescatori concorrono nella cappella di San Macario per cantarvi il rosario e le litanie e ricevere la tanto ambita benedizione del Santissimo. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meus. Ammirare l'isolotto di San Macario, la prima cosa che colpisce la nostra fantasia è questa bella torre tronco-conica che troneggia nel punto più in vista dell'isolotto. La torre, nota come Torre di San Macario, è una delle tante torri costruite lungo le coste della Sardegna. Esse furono fatte edificare dagli spagnoli intorno al XVI secolo, per salvaguardare le popolazioni costiere dalle sanguinose scorribande di pirati turchi e mori. Questi pirati si avventuravano nelle nostre coste per catturare i vascelli in rada e il più delle volte per saccheggiare i villaggi costieri. In questa occasione rapivano donne e fanciulli da vendere poi nel mercato degli schiavi, oltre a depredare tutto ciò che gli capitava fra le mani. Mentre gli uomini non validi ed i vecchi erano barbaramente trucidati. La torre di San Macario è una delle più importanti torri di difesa ed avvistamento del Golfo di Cagliari. Per tale motivo era dotata di 3 cannoni di ferro collocati nella piazza d'armi, vale a dire sulla terrazza,
oltre a spingarde, con le quali era possibile lanciare palle incatenate a due per danneggiare alberi e vele delle imbarcazioni dei pirati. La torre di San Macario era anche dotata d'archibugi, moschetti, di un consistente deposito di polveri e munizioni, oltre ad un'imbarcazione con barcaiolo. Il diametro di base di questa torre è di circa 13 metri ed è situata a 15 metri sul livello del mare. L'ingresso è situato a circa 6 metri sul piano di campagna e vi si accedeva mediante una scala mobile di legno. Come tutte le torri di questo genere, è munita di cisterna e di un sistema di canalizzazione per la raccolta dell'acqua piovana. Dall'ingresso principale si accede ad una camera con volta a botte e con al centro una colonna di sostegno. In questo ambiente si svolgeva la vita quotidiana. Per la costruzione di questa torre furono utilizzati massi subsquadrati in calcare bianco, forse provenienti dalla demolizione di qualche edificio romano di Nora o forse dal preesistente monastero benedettino. Parte del materiale dell'antico monastero, però, fu certamente utilizzato nella costruzione della tonnara. La vita all'interno di questo fortilizio era tutt'altro che facile, a causa dell'ambiente angusto e malerato. Una sola camera con troppe funzioni. Era armeria, cucina, dormitorio, cambusa, ripostiglio, Santa Barbara, oltre ad esserci il caminetto e la bocca della cisterna. A tutto ciò si aggiungano turni di guardia massacranti. Erano soltanto 4 soldati, un artigliere e l'alcaide. Dobbiamo anche tener conto che si viveva in un isolotto selvaggio lontano da centri abitati. E oltretutto l'amministrazione delle torri non era costante. E dalle volte si restava senza munizioni e senza vettovaglie per mesi interi. Questa è la sezione della Torre di San Macario. Con la lettera A indichiamo l'ingresso sopraelevato, situato a circa 6 metri dal piano di campagna. La lettera B indica la scala, che è ricavata nello spessore murario e che conduce alla terrazza, detta anche piazza d'armi. Con la lettera C indichiamo la cisterna. D è il caminetto, mentre E è la Santa Barbara, in cui erano custodite le polveri da sparo, le munizioni e le armi leggere. Era accanto al caminetto per ovviare all'umidità a causa dell'eccessiva vicinanza del mare. F è la latrina. Situata su dimensoloni di pietra, sembra una vera e propria garitta. G è la colonna di sostegno della terrazza. H è la terrazza o piazza d'armi. Da qui era possibile controllare la foce del rio di Pula ed impedire a suon di cannonate che le navi corsare vi facessero provvista d'acqua dolce.
Si racconta che alcuni ruderi degli edifici delle Tonnare, intorno al XVIII secolo, fossero stati utilizzati da un laboratorio d'artigiani che producevano pipe con bocchino di legno e fornello di terracotta, in quanto nell'isolotto è presente una modesta cava d'argilla finissima. Queste pipe avevano svariate forme, alcune di sembianze umane, altre d'animali ed altre ancora di fantasia. Nel riprendere la via del rientro, volgiamo un ultimo sguardo a quest'isolotto incantato, oggi fiero testimone di antiche memorie. Ma oggi, sia sul ricordo del piccolo convento dei frati benedettini, sia sullo splendore dell'antica Tonnara, ed ancor più sulla vecchia torre spagnola, è calato il silenzio della notte, quell'implacabile silenzio che inesorabilmente scandisce il tempo che passa. Ma nel silenzio della notte, l'isolotto di San Macario ci parla ancora di loro, di quei poveri fraticelli che nel silenzio e nell'oscurità cercavano contatto con il Signore, levando al cielo le loro umili orazioni, nell'intento di espiare i peccati di quel mondo frivolo e gaio di allora.